Allora cominciamo l'incontro di oggi dal titolo 68, un'occasione perduta. Qui vedo che ci sono oltre persone più o meno della mia età, tanti giovani che probabilmente non sanno nulla o hanno un sentito dire confuso del 68. E credo che oggi possa essere un momento in cui forse magari cominciare a chiarire la vicenda. Introduttivamente quello che io mi sento di dire è che il 68 è un'ombra sul presente, cioè non è finito, perché il 68 ha introdotto delle caratteristiche fondamentali di quello che possiamo definire il costume italiano, il modo di essere italiano. Io lavoro in università, ormai sono in università ormai da 42 anni, no? e devo riconoscere che molta della mentalità sessantottesca è tuttora presente. Quello che avete visto alla Sapienza col Papa era un fenomeno molto legato alla cultura sessantottina. Quindi una influenza molto significativa sull'università e secondo me anche una certa distruzione dell'università. E l'università fa l'élite di un paese, per cui il problema del nostro paese è un problema serio anche per questo. Poi l'università fa la scuola perché forma gli insegnanti. Abbiamo dei problemi molto seri sulla scuola. Poi una spinta verso una socialistizzazione più marcata del paese, che era già cominciata prima. Però lì il gonfiamento della pubblica amministrazione, il debito pubblico, eccetera. Quindi il 68 non è qualcosa che è finito, è qualcosa che in fondo c'è ancora. E per questo vale proprio la pena parlarne, per cercare di capire. Un'ultima nota. Comunione e Liberazione è un movimento del 68, per la verità è nato nel 69. Io non c'ero, perché io stavo dall'altra parte. Dopo lo dico alla fine. Come si dice? Ma Comunione e Liberazione è un movimento nato nel 69 ed è tipicamente sessantottino come impostazione, perché il nome Comunione e Liberazione è una risposta che tutti gli altri dicevano che il cambiamento, la liberazione, la giustizia veniva dalla rivoluzione, dall'analisi sociale, eccetera. E invece quelli che rifondarono il movimento, che era andato in crisi, molti quadri del movimento erano passati appunto nell'ambito del movimento studentesco, del movimento, quello che era GS, erano passati nell'ambito del movimento studentesco, appunto chi era rimasto fedele del movimento disse no, la liberazione viene dalla comunione, però concettualmente il fenomeno è sessantottino. No? Adesso io darei la parola prima a Giovanni Cominelli, mio grande amico, che si è laureato in filosofia nel 68 per l'appunto, si è sempre occupato di scuola, in particolare dopo aver militato nei movimenti extraparlamentari. Dall'85 al 2000 è stato responsabile scuola del PC, PDS, Diegeri. E poi ha continuato a occuparsi della scuola, fino a occuparsi della scuola, adesso con noi qui nella Compagnia delle Opere, ed è collaboratore di Tempi, scrive sul Riformista, sul Foglio, su Avvenire, sul Sole 24 Ore, ha fatto un libro che ha presentato ieri. E poi abbiamo Pietro Modiano, che è un altro che ha cominciato la sua esperienza nell'ambito del movimento studentesco, alla Bocconi di Milano, dal 77. Lui si è sempre occupato di banche, fino a diventare
il direttore generale di Banca Intesa. Sono proprio due esperienze. Intesa San Paolo. Io sono lombardo, quindi... Per cui sono due esperienze molto interessanti, molto diverse, anzi se loro riuscissero a contenere un primo intervento in un quarto d'ora, poi possiamo fare un altro giro e io magari faccio qualche domanda in più. Giovanni. Il 68 è diventato nella storia di questo paese un mito, prima prevalentemente positivo, adesso prevalentemente negativo. Secondo alcuni era tutto merito del 68 se la società italiana è migliorata, secondo altri al momento è colpa del 68 se la società italiana è peggiorata. Io assumo un altro punto di vista che è il seguente. Io penso che sia necessario fare per il 68, e poi quando arrivo al quarto d'ora mi interrompi perché... Noi rivoluzionari abbiamo la lingua lunga. Quando vuoi tu, insomma. Se vogliamo fare il giro... Sì, no, è meglio. Avvertimi perché è uno nella foga. Allora dicevo che occorre fare sul 68 l'operazione che è stata fatta in questi anni sulla resistenza. Quando noi stavamo nelle università negli anni 60, venivano a parlare da noi i partigiani. La resistenza era stata presentata da Togliatti come secondo risorgimento. Poi invece, studiando, incrociando le testimonianze, si è scoperto che la resistenza non era poi quella cosa lì soltanto, era una cosa più articolata, per cui nella resistenza c'era certamente una dimensione di lotta di liberazione nazionale, ma c'era anche una dimensione di lotta di classe e c'era anche la faccia della resistenza come guerra civile, al punto che in alcuni posti di questo paese, dall'Emilia Romagna ma anche a Milano, in particolare nella zona di Lambrate, sotto il nome di Volante Rossa i resistenti continuarono a operare e a sparare. Mi pare che a Milano i morti siano stati 200 più o meno. Poi Togliatti alla fine si incazzò fortemente alla vigilia delle elezioni e disse ai segretari delle federazioni del PC: o li cacciate voi o io li denuncio ai carabinieri. Parte di loro sono finiti poi nei paesi dell'Est e nei servizi segreti dell'Est. Analoga operazione di demitizzazione del 68, io credo che sia venuto il tempo di fare. È ora di toglierlo dal mausoleo e di seppellirlo. Voi sapete che ci sono tre persone eccellenti ancora nei mausolei: Lenin a Mosca, Ho Chi Minh a Hanoi e Mao Zedong alla Tiananmen. Quando sono stato in Vietnam mi hanno spiegato che il povero Ho Chi Minh lo devono mandare 3 mesi all'anno in manutenzione a Mosca perché altrimenti si decompone. No. Ora è giunto il momento di fare un'analisi seria e seppellire il 68, toglierlo dalla mitologia, riconsegnarlo alla storia di questo paese e quindi analizzarlo con gli strumenti tipici della storiografia, l'economia, la sociologia, l'antropologia, eccetera, eccetera. Questo, diciamo, come compito fondamentale che le forze della cultura intellettuali e anche i testimoni come noi dovrebbero avere in questo paese. Allora, io accenno nel giro di un quarto d'ora, farò dei brevissimi cenni sull'universo. Innanzitutto i confini cronologici. Il 68 nasce ufficialmente con il 16 novembre 1967, occupazione dell'Università Cattolica, contro il raddoppio delle tasse deciso a luglio dal Senato accademico, e chiude come movimento sociologicamente definito il 12 dicembre 1969 con la strage di Piazza Fontana. Dopo quella data, il cosiddetto movimento, dopo quello shock, il movimento si frantuma, in tanti partiti e partitini si polverizza. Una parte viene egemonizzata dal Partito Comunista che guardava lontano e sperava attraverso il 68, direi, mettere giovane sangue normanno nelle strutture burocratiche un po' obsolete del partito, e soprattutto alla sinistra del Partito Comunista nascono dei partitini. Li posso elencare: Potere Operaio, Lotta Continua, Avanguardia Operaia,
movimento studentesco, perché io e Modiano eravamo ambedue del movimento studentesco, ma non era più quello scritto con la minuscola, era scritto con la maiuscola, come un partitino di fatto, no? Più l'UCML, il PCD e via delle sigle varie, Avanguardia Comunista a Roma, che aveva come simbolo la falce e il fucile invece del martello, per dire l'idea. E poi dal 69 si riuniva a Milano, non so se... No, tu eri troppo giovane. Si riuniva a Milano il collettivo politico metropolitano, dove c'eravamo in parecchi, Curcio compreso, che cominciò a parlare di lotta armata. Proprio alla fine di quell'anno Curcio e altri andarono all'hotel Stella Maris, di proprietà della Curia di Chiavari, e lì fondarono l'EBR. Dopo quindi si sviluppa anche dopo la linea del Partito Armato, che conoscerà due versioni: la versione vetero-resistenziale, che sostanzialmente diceva: siccome viene avanti il fascismo di nuovo, occorre tornare alla resistenza armata. E poi invece una versione diversa, che partirà dopo le elezioni del 20 giugno 76, che diceva: il comunismo viene avanti, bisogna facilitarlo e quindi bisogna abbattere in fondo al tunnel l'ultimo frame, insomma, bisogna, e quindi non la maturità del fascismo, ma la maturità del comunismo. Anche i due tipi di partito armato sono diversi, perché il vecchio partito BR nasce all'incrocio tra l'ala vetero-resistenziale di una parte del PC, quella che teneva ancora i fucili nei fienili, no? E una parte di sindacalismo cattolico, un po' di FIGC di Reggio Emilia e dintorni. Ed è organizzato in maniera molto proprio clandestinità totale, tipo appunto la resistenza, mentre invece il secondo partito armato, per così dire, prima linea principalmente, non è in clandestinità, i suoi uomini vivono nel mondo come tutti gli altri, e puntano a questo punto non a sparare ai fascisti, ma a sparare a quegli uomini che minacciano di far arrivare a buon fine l'operazione riformistica, soprattutto dentro il Partito Comunista e la Democrazia Cristiana, donde l'uccisione di Moro e poi ingegneri, avvocati, giornalisti e così via. Cioè sparavano sull'ala riformista del paese perché temevano che avrebbe in qualche modo ingabbiato il comunismo che stava maturando. Che cos'è il movimento di massa negli anni 67-68? È, per dirla in pura politologia, un grandissimo casino, nel senso che c'è dentro di tutto. Ci sono dentro molte anime, molte culture. È un movimento, usando San Girolamo, è un desiderio ribollente di desideri. O per citare Paolo VI in un recentissimo manoscritto che è stato pubblicato per la prima volta il 2 febbraio di quest'anno sul Giornale di Brescia, il movimento del 68 è un fenomeno di sazietà e di fame. Di sazietà verso la società che veniva avanti, che cominciava a essere piena di consumi e quindi venivano fuori domande di senso, e di fame, cioè voglia di partecipare, partecipare alla costruzione del paese, dividere anche i benefici del welfare, insomma cambiare la struttura. Quindi non era rivoluzionario. Col linguaggio di oggi diremmo che il movimento del 68 è un movimento riformista, con una prima contraddizione che è stata segnalata molto bene da un grande storico, Fernand Braudel, che il nuovo avanza sempre con i vestiti linguistici del vecchio. Per cui noi, quando cerchiamo di interpretare la nostra posizione nel mondo, la nostra posizione rispetto allo Stato, alla società, alle persone, andammo a cercare il lessico nella cultura degli anni 30, nella cultura del vocabolario intellettuale nobile degli anni 30. Allora io mi soffermerei brevemente su questo. Quali sono le culture fondamentali? Innanzitutto, questo però lo dico col senno di poi, perché all'epoca non me ne sono accorto molto, pur essendo dentro, il 68 è, diciamo, all'inizio al 70% fenomeno che proviene dal mondo cattolico. Innanzitutto il Concilio Vaticano II,
che sulla Chiesa italiana, io ero un cattolico praticante, credentissimo, eccetera, agisce come un detonatore. Soprattutto noi seguiamo l'ala che all'epoca i giornali definivano innovatrice progressista, dove c'erano il cardinale Frinks, che aveva un consigliere teologico di tutto rispetto, che era il professor Josef Ratzinger, che adesso ha cambiato ruolo, diciamo così, è passato di ruolo pieno. E poi Sunens, Alfring, König, per citare, diciamo, quelli con tutto il loro seguito di teologi della teologia francese, della teologia tedesca, che per prima, molto prima dei nostri teologi italiani, aveva fatto i conti col linguaggio moderno, con i fenomeni di secolarizzazione e così via. Quindi i cattolici. Dentro ci sono la teologia della morte di Dio, c'è un famoso libro di Avery Cox, no? Che cerca di andare incontro all'incipiente fenomeno di eclissi del sacro nella società industriale, cui dedicò un libro Acqua Viva. Poi la teologia della liberazione, Gutierrez in particolare, che è il fondatore, questo l'ho sentito con le mie orecchie a Firenze, fare una dichiarazione che, mi scuso della volgarità, è poco teologica, che però dice così: se la Chiesa non diventa merda, è una merda di Chiesa. Volendo dire, ovviamente più in italiano, ma questa è l'espressione che ha usato lui, se la Chiesa non sta con gli ultimi e coi poveri, non ha senso che esista. No? E poi c'è tutto il, diciamo, il cristianesimo, tra virgolette, rivoluzionario, padre Girardi, per esempio, che scrive Marxismo e cristianesimo, dove sostiene che tra il marxismo e il cristianesimo in effetti non c'è molta differenza, no? Dopo ho capito anche in che senso, perché voi, non so se ricordate, Marx nella questione ebraica dà due definizioni della religione e del cristianesimo. Primo, il cristianesimo è il fiore che adorna la catena dell'oppressione. E la seconda, il cristianesimo, la religione, è il sospiro della creatura oppressa. Il primo punto totalmente negativo, quindi la religione oppio dei popoli, il secondo più positivo perché dice che il cristianesimo è una forma di volontà di liberazione. Però poi ho scoperto dopo che in realtà la stessa definizione valeva anche per il comunismo, cioè che anche il comunismo è la stessa, è l'oppio dei popoli, diciamo così. Poi, oltre a questi filoni cattolici, viene Don Milani, stracitato, però chi lo leggeva in un paio d'ore si rendeva conto delle nervature, delle strutture di classe della società italiana e della scuola italiana. E veniva preso quindi da grande rabbia di voler cambiare questo sistema che teneva fuori i poveri. Poi c'è tutto il filone marxista di sinistra, che però è minoritario in quegli anni. Intanto c'è il vecchio PC di Togliatti, che puntava molto sui processi riformistici dell'est europeo, col suo memoriale di Yalta dell'agosto, poco scritto prima di morire, nel 1964, dà un appoggio cauto ai movimenti di riforma nell'est europeo, mai ai dissidenti. Questa speranza verrà bruciata col fallimento della Primavera di Praga, e questo spiega perché sulla Primavera di Praga si impegnarono soprattutto i comunisti riformisti e di sinistra e non il movimento, perché il movimento si faceva poche illusioni sulla possibilità che il comunismo potesse riformarsi dall'interno. Poi c'era l'ala maoista, che in Italia era sostenuta da gruppi marxisti-leninisti, compreso Brandirali, mi pare, no? Che accusavano il vecchio PC e anche l'Unione Sovietica di revisionismo in nome della purezza del messaggio marxista-leninista. Poi c'era anche invece una versione rivoluzionaria del maoismo, che era la rivoluzione culturale, che a noi venne venduta come una grande rivoluzione libertaria. E la Rossana Rossanda, Edgar Damasi, ancora adesso non hanno il coraggio di dire che hanno preso una topica pazzesca e ce l'hanno fatta prendere anche a noi, per cui presentarono una feroce rivoluzione mongola come una rivoluzione comunista libertaria. Poi quando sono andato in Cina e ho conosciuto quelli della rivoluzione culturale di allora, mi hanno detto: guarda, che qui nel fiume delle Perle a Canton era pieno di cadaveri e di sangue.
avevano gli studenti cinesi, avevano un modo molto speciale di fare la rivoluzione nelle scuole. Salivano al primo piano, pigliavano il professore e lo buttavano giù dalla finestra, quindi c'era anche un certo ricambio, diciamo, che non è pensabile di applicare in Italia, nonostante abbiamo 250.000 insegnanti in più, insomma. Ma il filone più importante dal punto di vista del 68 marxista è il filone cosiddetto operaista. Bruno Trentin nel 1962 all'Istituto Gramsci convocò un bellissimo convegno sulle tendenze del neocapitalismo italiano e lì fecero comparsa per la prima volta gli operaisti. Che cosa sostenevano gli operaisti? Cioè Tronti, Azor Rosa e chi altro? Cacciari è venuto un po' dopo, insomma. Sostenevano questa tesi, che la contraddizione fondamentale, secondo i classici del marxismo, che è la contraddizione tra capitale e lavoro, e tra forze produttive e rapporti di produzione, non era più vera. Quindi era finito il conflitto tra padroni e operai, e quindi sindacato, partito operaio e così via. Perché ormai la potenza del neocapitalismo era tale che le forze produttive avevano inglobato i rapporti di produzione e quindi la contraddizione era scomparsa. Allora bisognava cercare il protagonista delle lotte della rivoluzione fuori dal circuito classico partiti sindacati, padroni, sindacati, operai, eccetera. Bisognava puntare su quello che Tronti chiamava la razza pagana, no? Gli operai che poi erano i contadini venuti dal sud, che erano stati buttati nella fornace di una fabbrica, non si adattavano ai ritmi di lavoro, tendevano ad essere indisciplinati. Ecco, loro si fondarono su questa resistenza antropologica a un passaggio dalla campagna alla città alla fabbrica, dicendo che erano i semi del comunismo. Queste cose verranno fuori dopo e infatti il pensiero operaista è alla base teorica, no? Ideologica del partito armato di seconda generazione. Io penso di avere già esaurito più o meno i miei tempi. Dirò solo una cosa, che cosa ci faccio qua, perché è un po' il punto. Allora io, dopo tutto questo giro, il 68, il PC, l'area riformista del PC, un pezzetto persino di area radicale, sono arrivato alla seguente conclusione che io sono sicuro che voi trovate tutti banale, e cioè che la storia dell'uomo non zampilla né dallo Stato, né dall'economia, né dai partiti, né dai soggetti collettivi. La storia dell'uomo zampilla dal cuore dell'uomo. Inteso in tutta la sua in tutta la sua potenza semantica di significato, no? Ciò che fa la storia è quella roba lì, per cui lo slogan che noi avevamo, che bisogna prima cambiare le strutture per cambiare l'uomo, andava e doveva essere ed è rovesciato e rovesciabile. Partiamo da noi, del resto lo diceva Gandhi, il cambiamento che voi volete fuori sia innanzitutto dentro di voi. L'altra cosa, e concludo, è che ho capito che il comunismo, che è stato per me, per noi, il sostituto della religione, il moto di liberazione, perché avevamo pensato, io e la mia generazione cattolica di quegli anni, che la Chiesa stava tradendo l'umanità. E che se valeva in un primo tempo pensavo che la Chiesa fosse la schiuma dell'onda dell'umanità e che valesse la pena di gettarci la vita se necessario. Poi invece ho realizzato che era un'altra cosa con i nostri parroci, con la Chiesa italiana e così via. Quindi siamo scivolati verso il comunismo come istanza di liberazione. E ho capito questa cosa molto semplice, appunto, che il comunismo non è, come dice la New Age di Bertinotti, una bellissima idea che poi in questo mondo imperfetto si realizza imperfettamente. Il comunismo è una pessima idea, ma realizzata perfettamente. E di lì in avanti, oh, basta, va cambiato. Ricordo che Don Giussani, incontrando uno dei ragazzi della CL di allora, di GS, che faceva l'università e che stava partecipando a una occupazione, gli domandò: cosa fai qua?
E lui rispose: partecipo al movimento che fa la storia. E Giussani di rimando: il movimento che fa la storia è il movimento che fa il cuore dell'uomo. Modiano. Modiano. Alla domanda che ci faccio qui, con cui conclude Cominelli, dovrei cominciare. Io avevo 16 anni nel 68, e 16 anni sono pochi, erano pochi anche allora. E il mio 68 è diverso dal 68 di Cominelli e dal 68 di Cesana, anche per motivi di anagrafe. Perché allora, come oggi, avere 16 anni è diverso da averne 25, per esempio 16, 17. Io non mi sono accorto di niente, niente di quelle tendenze culturali, di quelle divisioni che stavano sotto quel movimento che nasceva e che poi a posteriori si possono rintracciare, no? E che Cominelli rintraccia. Io non me ne sono accorto, non avevo letto abbastanza libri, leggevamo appena i giornaletti a 16 anni. Non ci siamo divisi. La cosa per cui io alla mia età, e facendo il mestiere obiettivamente strano, visto con gli occhi di allora, non avrei mai pensato di farlo, la storia di allora per me non è una storia di divisioni. Il movimento per definizione è una cosa che unisce. Cioè, la bellezza e la forza dei movimenti non è che fanno la storia, i movimenti non fanno la storia. I movimenti sono onde che qualche volta nella storia si formano e poi a volte creano grandi disastri, a volte finiscono nella risacca, ma non fanno la storia. La storia è altro, la storia è quotidiana. La storia, noi siamo abituati a identificarla in numeri, per cui ogni 10 anni si parla del 68, ma i movimenti non fanno la storia. Io non credo che la storia d'Italia di oggi abbia a che fare con quella storia lì, con la storia di quel movimento, non lo credo, non lo vedo in me. Poi possiamo discuterne, ma non lo credo, non lo vedo in me, diciamo. Perché quella era una storia diversa, la storia del movimento, visto da un 17enne, 18enne, 19enne, forse 20enne di allora, che non aveva la divisione, non aveva letto i quaderni rossi, non sapeva di Mao Zedong, andava in chiesa come tutti noi, praticanti, eccetera. Era una storia di unione. La cosa bella del 68 è che ci siamo uniti, che si è unita una generazione, altrimenti non si spiega che cosa, perché ancora ci si emoziona a parlarne. Ci siamo uniti nonostante, possiamo dire, ma ci siamo uniti su qualche cosa di importante. Il 68 mio non è cominciato con l'occupazione di Palazzo Campana del 67 a Torino, che tutti gli storici del 68 dicono essere l'inizio del 68 italiano. Chi se ne frega. Il 68 mio, se devo mettere una data, comincia il 23 agosto del 63, quando ci fu la grande manifestazione a Washington per i diritti civili, che voi la sapete, quello di I Have a Dream. Era quella roba lì. Il nostro 68, con quello europeo, nasce da una situazione mondiale in cui una generazione ha cominciato a pensare che i grandi conflitti lasciati risolti dalla guerra non potevano che essere risolti, e non potevano che essere risolti pacificamente, perché ce n'erano le culture e le risorse materiali. Era nata così, il dopoguerra, il benessere, il senso dell'ingiustizia, la ferocia dell'ingiustizia in un mondo che invece cominciava a creare benessere, l'inaccettabilità dell'ingiustizia. Questa nasce dai cuori, non nasce dai libri. E ognuno di noi ha le sue icone. Per me è quella lì. E poi mi sono rivisto e rivisto a colori, ma ce la siamo vista in bianco e nero, perché noi si vedeva i telegiornali e poi si andava a letto dopo Carosello, che i giovani che sono qui non sanno neanche cosa sia, ma era quella roba, telegiornali in bianco e nero che vedevamo perché colpivano queste cose, i ghetti neri che esplodevano, violenza e non si capiva. E poi abbiamo un sogno dove c'erano i reduci dal Vietnam, ti ricordi, no? Le donne, i neri, i bianchi che avevano aiutato i neri, gli studenti, e I Have a Dream,
Non è che voglio fare la rivoluzione. E il dream era il dream americano, il sogno americano più la giustizia. Questo eravamo noi. E come dire di no? I cuori sono quella roba lì. Questa è una cosa che è nata tutta dal cuore e poco dall'intelligenza. Quindi era molto unitaria, molto semplice. Abbiamo semplificato il mondo. E ci siamo uniti. E abbiamo fatto un sacco di scemenze, per la verità. Perché abbiamo fatto un sacco di scemenze? Perché ognuno faceva per conto suo. Perché nella singola scuola ognuno faceva per conto suo. A Milano, quel che facevamo al Manzoni, al Parini e nell'università era diverso. Ognuno si inventava una roba. Poi c'era quello che aveva letto Che Guevara, che doveva fare 100.000 Vietnam, e io mi ricordo un corteo interno contro una sventurata professoressa di chimica, che insegnava male però, che si chiamava Basso, corteo interno che diceva la Basso sarà il nostro Vietnam, ma risuonava, e facevano delle scemenze. La Basso era il nostro Vietnam, eravamo la seconda liceo di un liceo di Milano. Facciamo le nostre scemenze, ma tutte all'interno del nostro sogno. Quella arrivava in ritardo, spiegava male, ci stangava, avevamo visto che l'aria che tirava era che si poteva anche fare in modo di ribellarci contro quelli che ci insegnavano male, abbiamo fatto quella roba lì. Mi ricordo un'assemblea del Manzoni, feroce, divertentissima. Prima c'era un giorno di ferie che era l'anniversario della vittoria del 15-18, 24 maggio credo, e noi volevamo abolirla perché eravamo pacifisti e abbiamo occupato la scuola durante le vacanze, non abbiamo voluto fare la vacanza, coi professori più o meno costretti a insegnare, facendo seminari più o meno assurdi perché ce li gestivamo per conto nostro, sul orrore della guerra, e studiavamo, non volevamo andare in vacanza, no, non si fa, si tiene aperta la scuola. A scuola si insegnava 1968, ci si fermava coi programmi a Giovanni Verga sulla letteratura, prima del 15-18 nella storia, e la storia dell'arte si fermava prima degli impressionisti. E noi dicevamo vogliamo studiare, non dicevamo non vogliamo studiare, e avevamo occupato la scuola alle 7:30 di mattina per studiare gli impressionisti, va sicuro, sembra scemenza. L'aula magna piena del Manzoni, piena alle 7:30 di mattina, uno si sveglia un'ora prima, col professore di storia dell'arte, con le diapositive, e questa era una forma creativa di lotta del 68. E i quaderni rossi, le guardie, non c'entrava ancora niente, c'era ancora GS. E però mettete insieme l'idea che ribellarsi era possibile. E la marea montante di quello che vedevamo in televisione, leggevamo male sui libri, è venuta fuori quella roba, che era una cosa straordinaria, perché era una cosa unitaria, non si era, e ha ragione Alberoni, è come l'innamoramento, è tutto di cuore, e ci si divertiva pure. Perché non ci si divertiva? Perché c'era il libero amore, di cui non mi sono accorto, ahimè, neanche tu credo. Piacerebbe. Spinelli, mai visto uno spinello? Hai mai visto uno spinello? Io ho mai visto uno spinello, mai. Quello è venuto dopo. Sì, fuori. Picchiavamo quelli che partecipavano alle assemblee. Che facevano le occupazioni con la canna, via. Eravamo bravi ragazzi, di buona famiglia alcuni. Alcuni menati dai genitori, ho fatto l'occupazione del Manzoni, sono tornato, mi hanno portato via un poliziotto enorme. Avevo appunto 16 anni e mio padre, il poliziotto ci ha trattato bene, mio padre me ne ha dato un sacco, una sporta. Però poi torni in classe e sei un eroe. Questa è stata la cosa bella, piena di buone cose, e non c'erano i cattivi, non è che c'erano i fascisti. Poi ho scoperto che c'erano anche loro, ma stanno ben tranquilli. I fascisti erano quelli che volevano che i negri fossero picchiati nei ghetti, non è che c'erano i giovani di Salò, dice, è giusto picchiarli, stavano zitti. I liberali, i GS, eravamo tutti insieme. Io avevo un amico sionista, gli piaceva Moshe Dayan, ma dice io sono Davide contro Golia e noi siamo Davide contro Golia. La cosa bella è che noi ce la siamo fatta, ce la siamo organizzata, non ce la siamo scelta. È dopo che i giovani hanno scelto se schierarsi o no. Io mi schieravo ogni giorno,
sceglievo. Decidere se alzare una mano in assemblea o intervenire in un modo o nell'altro era una scelta personale. Poi litigavi con i tuoi compagni di classe, eccetera. Questo è il movimento del 68, che ci ricordiamo. I movimenti finiscono, normalmente finiscono male, perché è tale la carica di aspettativa, di speranza, di energia, che la storia non la contiene. E lì comincia il problema vero: la storia non la contiene tutta, non c'è una storia che la contenga tutta. Le storie individuali è un altro discorso. In Italia il movimento si è fratturato troppo presto e troppo male, questa è la mia idea. E Giovanni Comminelli dice una cosa verissima: il movimento, quel movimento, è finito con Piazza Fontana. In Francia il movimento era più solido, hanno occupato la Sorbona, la polizia ha circondato la Sorbona, gli studenti hanno circondato la polizia che circondava la Sorbona. De Gaulle dice: per uscire dall'assedio sparate pure. Il prefetto di Parigi ha detto: io non sparo, e anzi li ritiro. Hanno ritirato la forza pubblica, è stata una grande festa a Parigi, questo ha rilanciato un po' il 68, ma ha disinnescato una bomba spaventosa. Noi in quegli anni non abbiamo avuto il nemico, lo dicevo prima. Il 12 dicembre abbiamo visto che il nemico c'era. Era un nemico brutto. Era quello che aveva ammazzato Kennedy, allora no, allora sono gli stessi. Sono quelli che vogliono male ai buoni, che ha ammazzato Martin Luther King, eccetera. E si è manifestata la cattiveria, lo scontro. E lì ci siamo fratturati, fra comunisti, estremisti, eccetera, eccetera, eccetera. È lì. Abbiamo perso la verginità, abbiamo perso il movimento. Siamo diventati cattivi. Mario Capanna racconta di questo slogan formidabile di quegli anni, no? Quelli di prima sono stati formidabili. Dopo non lo sono stati più. Io credo che il potenziale per renderli un po' meglio ci fosse, se non ci fossimo scontrati con un nemico strano, oscuro, cattivo. Quel movimento poteva crescere meglio. Giovanni Comminelli e io ci ricordiamo, dopo le bombe di Piazza Fontana, l'Italia era sotto shock. Credo che sia stato lo shock collettivo più grosso dopo la guerra. Era tutto grigio, buio, avevamo paura tutti. La polizia mise in galera uno studentello del Manzoni anarchico. E capite che cosa succede in una scuola. Bravissimo figliolo. In galera. 16 anni, 17. Proibite tutte le manifestazioni. E avevi visto Zeta di Costa Gavras. E c'erano i colonnelli in Grecia. Non è che era per finta. E noi abbiamo detto: siamo lì. E di fronte a quel siamo lì, per la verità il movimento degli studenti, quello con la minuscola, ha reagito molto bene. Io sono di Milano, come noi qui. E i funerali di Piazza Fontana sono state la prova che l'Italia ce la poteva fare, no? E le manifestazioni che abbiamo fatto 2 mesi dopo. E questo diceva il potenziale di unità collettiva intorno alla democrazia italiana, alle sue istituzioni, ai valori buoni, che era ereditato da quel bel movimento, quanto fosse già forte e maturo. E però ci siamo divisi, lì ci siamo divisi, ci siamo incattiviti, i servizi d'ordine, tutta l'esperienza mia e sua, che da un certo momento in poi è stata tutta negativa. Poi ognuno ha preso la sua strada. Io sono andato a lavorare in banca, io sono andato militare. La mia frattura poi personale quando hanno ammazzato Roberto Franceschi, amico nostro, e sappiamo perché. Io me ne sono andato soldato perché non ne potevo più, cioè non riuscivo a rimettere insieme i cocci del paradiso perduto e di un itinerario che non ti portava da nessuna parte, scegliendo fra movimento studentesco, avanguardia operaia, lotta continua, Cioè, io ho alzato le mani, come tanti di noi. Resta nella vita anche dei cinquantenni quel sogno di prima. È buono o cattivo? È buono. E guai se si pensa che fosse cattivo, perché quel sogno era buono. E se si pensa che fosse cattivo, pensateci due volte, perché vuol dire che non c'è speranza che si possa creare qualche cosa tutto insieme, al di là delle sigle, delle appartenenze, in nome di un progetto collettivo in cui riconoscersi.
Perché questo è stato quel momento in cui ci è sembrato possibile. Il fatto che ci sia sembrato possibile, che per un certo momento è stato possibile o si è creduto possibile in tutto il mondo, è un valore in sé, ingenuo, ma secondo me che fa bene, che migliora, più di quanto non sia l'alimentazione di rimorsi che non hanno giustificazione. Io credo che quella parte di noi sia la parte migliore di noi. Grazie. Mi sa che l'unico che era in università nel 68 sono io. Nel senso che anche noi abbiamo... Ma c'ero anch'io, facevo l'assistente. Cioè... Eri già in università? Ah, assolutamente sì. Siamo in due. Insomma. Anche noi a medicina abbiamo occupato nel novembre, ma una cosa importante che ha detto Modiano è che il 68 è cominciato negli anni precedenti. Cioè è cominciato... Sì, praticamente è la maturazione di un processo del dopoguerra. Lui fa riferimento appunto al 63, a tutto il movimento americano, al movimento contro appunto la segregazione razziale, il sogno, cioè è stato questo mondo, no? Questo mondo di ribellione fondamentalmente giovanile di fronte a una tradizione che non riusciva più ad essere presente, non riusciva più ad essere la tradizione della Chiesa, la tradizione dell'Accademia, la tradizione della cultura. Giustamente è stato detto, eravamo tutte persone, eravamo tutti ragazzi per bene, no? Che andavano a messa, cioè, non teneva più. E quando la tradizione non tiene più, uno si ribella. Soprattutto si ribella se gli sembra di avere uno strumento per ribellarsi, infatti... L'ideologia fu questo strumento, no? Perché il fatto che ci sia stato il PC in Italia non è assolutamente secondario. Io mi ricordo di ragazzi del PC che mandavano in università durante l'occupazione per cercare di coordinare, diciamo, l'avanzamento. Poi questi qui passavano al movimento studentesco e lasciavano lo stesso PC. Questo poi era il problema che loro avevano. Ecco, io, siccome... Dentro questa ribellione, dentro questo tentativo di riprendersi, c'è, come è stato detto, una tensione positiva. Io la domanda che farei a loro due, Modiano ha già in parte risposto, però forse magari si può dettagliare un po' di più, è che cosa è rimasto di positivo, no? Perché... Noi del 68 siamo i padri dei giovani di oggi, no? Che cosa dobbiamo dirgli a loro di quello che noi siamo stati, no? Questo è... Io ho letto il sesto rapporto sulla condizione giovanile in Italia, pubblicato dallo IARD a novembre dell'anno scorso, che esamina appunto la condizione giovanile. Intanto dice: i giovani sono quelli che hanno dai 15 ai 34 anni. Secondo, se voi avete e sono disperati, sono chinati sul presente, ma se voi leggete il sondaggio Gallup commissionato dall'Unione Europea che confronta la condizione dei giovani italiani, che è stato pubblicato il 20 agosto, cioè qualche giorno fa, vedete che i giovani italiani sono i più pessimisti e non vedono futuro e dunque sono chinati sul presente, che consumano in maniera compulsiva e nichilistica. Allora, che posso dire uno di noi? Tu sei più giovane, avete più da dire di me, che appunto mai vedo le cose dal punto di vista del tramonto. E dunque noi avevamo una speranza che abbiamo riposto prima nella Chiesa. Io mi ricordo gli anni 50, la colonna sonora della mia prima infanzia e prima adolescenza era il Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat. Le processioni del Corpus Domini, l'ostensorio d'oro, i preti che tiravano fuori tutte le cose d'oro, il popolo che seguiva, le figlie di Maria e quelle di Gesù, tutto un casino.
Dopodiché abbiamo scoperto che sotto questo trionfalismo della Chiesa neocostantiniana di Pio XII c'era il nulla. Allora abbiamo cominciato a dire, se la religione a me non mi dà uno sguardo più limpido e più forte sul mondo, un'intelligenza maggiore del mondo e una capacità di amare l'uomo e di fedeltà alla terra, a me di questa religione non me ne frega. E quindi siamo passati verso lì. Però anche passando al comunismo, o quella roba lì che chiamavamo comunismo ma nessuno sapeva esattamente cosa fosse, era l'altro nome del cristianesimo in realtà, noi avevamo la speranza di cambiare il mondo, poi chi lo cambiava dal mondo, poi se stessi o viceversa, ma comunque c'era questa idea. Allora qual è il punto adesso per queste giovani generazioni che abbiamo davanti? Io non credo che le giovani generazioni di adesso siano peggiori di noi. Non credo che siano senza speranza. Questa ideologia per cui abbiamo davanti una generazione perduta, nichilista, scettica, infantile, eccetera, è una proiezione della mancanza di speranza della generazione adulta di adesso. Non so se avete presente Bertolt Brecht, immagino che non è la vostra lettura principale, insomma. Però Bertolt Brecht a un certo punto descrive questa scena. Il compagno del Partito Comunista della DDR che va da Ulbricht e gli dice: compagno, il popolo non è d'accordo col comitato centrale. E Ulbricht risponde: cambiate il popolo. Allora, molti di noi, anche nelle scuole e non solo, credono che il problema sia non cambiare strutture obsolete, corporative, la difesa dello Stato esistente, credono che sia necessario cambiare le generazioni. Invece la classe politica dirigente di questo paese deve smetterla di stare chinata sul presente, perché la sua mancanza di speranza diventa diseducativa per le giovani generazioni. Per cui io penso questo, in breve, insomma, appunto, dall'alto degli anni, dell'esperienza, della vita, eccetera. Bisogna che noi, ciascuno di noi, torni a essere testimone di speranza presso gli altri. Testimone, non avanguardia. A suo tempo io pensavo di essere un'avanguardia, cioè di quelle che vedono la verità e dicono al popolo: corri, vienimi dietro. No. Adesso sono passato alla tesi che mi piace molto di Ratzinger. Avete presente quello lì vestito di bianco? Ecco. La minoranza creativa. La minoranza creativa non è un'avanguardia, non è uno che crede di avere percepito la verità, di avere la chiave dell'episteme della storia. È uno che vede e che cammina. Più si moltiplicano le persone che vedono e che camminano e che cambiano, secondo me è possibile cambiare questo paese e quindi cambiare anche il futuro delle giovani generazioni, perché alla fine della fiera questo si tratta. Grazie. Pietro. No, niente, chiude Giovanni, perché io sono d'accordo con quello che ha detto Giovanni. Credo che sia la cosa giusta. L'unica cosa che chiedo ai giovani e ai meno giovani e ai miei colleghi quando mi succede, che mi viene dal 68, è che è vero che c'è una responsabilità di chi ha responsabilità, ma c'è anche una responsabilità di chi non ne ha o ne ha di meno. E la nostra forza, non ne avevamo di responsabilità, è di prendercele, non aspettare che qualcuno ce le dia. Io mi sono scoperto una riunione grande come questa con i direttori di filiale nostri, dicendo una cosa che mi è venuta da qua: guardate che da noi l'ubbidienza non è una virtù. E l'ho detto io che faccio il direttore generale di una banca. Peraltro Bertolt Brecht è lo stesso che dice: è meglio rapinare una banca che dirigerla. Per cui io qualche volta non è così, non lo penso. Grazie. È lo stesso, o fondarla, ma è la stessa cosa. E io ho detto ai miei colleghi, testimoni voi che ci siete: guardate che l'ubbidienza non è una virtù, la disciplina,
l'assunzione responsabile e disciplinata delle responsabilità e dei compiti e dei ruoli. Ma l'ubbidienza non è una virtù, questo è un valore. Noi abbiamo bisogno di disubbidienti, perché senza disubbidienza non cresce nulla. La Chiesa è un dogma, la Chiesa è un corpo vivo, i partiti sono burocrazie, i partiti sono corpi vivi, le istituzioni sono oppressive se non c'è il diritto che tutti individualmente si assumono a dissentire, a non rassegnarsi. E io credo che questo diritto è un dovere di non rassegnarsi e non va delegato, perché il non rassegnarsi dipende da uno sforzo che ognuno singolarmente, da solo, deve fare. Guardate, io mi sono visto la mostra delle carceri di Padova. Dio mio, questi non si rassegnano mica. Cioè l'energia viene dall'individuo, e io sono d'accordo con te e con voi, viene dal cuore individuale, non si delega. Il progresso delle comunità viene dagli individui che ne scelgono liberamente di farne parte. Abbiamo cessato di essere marxisti, caro compagno. E se ne fanno parte, ne fanno parte in nome di un progetto che di volta in volta verificano dentro di sé e con quelli che hanno delegato a guidarlo, e disubbidiscano. Perché l'ubbidienza non è una virtù e il dissenso è il sale delle comunità e lo fa vivere. E il dissenso fa vivere i progetti in cui di giorno in giorno si sceglie, ma si sceglie di essere parte. Io credo che voi siete un pezzo che così ragiona e mi dà qualche speranza in più. Grazie. Grazie. Per concludere, dico appunto dove ero io. Io ero su un tragitto che anche me, per le ragioni che dicevo sopra, cioè l'inconsistenza della tradizione, io sono della Brianza, famiglia operaia, se non si andava all'oratorio il prete non telefonava perché non c'era il telefono, passava a casa ad avvertire, quindi il controllo sociale ed ecclesiastico era assoluto. Ma mi ricordo che quando andavo al catechismo, che avevo 5 anni, la suora non voleva che andassi coi calzoni corti perché davo scandalo. Siccome mia mamma era un'anticlericale accanita, mi mandava sempre quei calzoni corti e la suora mi metteva uno straccio sulle gambe. Pazzesco. No? Oppure ci mettevano le calze bianche con le giarrettiere e andare in processione. Sì. Questo è il mondo in cui appunto siamo cresciuti. No? Che ai 12 anni non teneva più, 12-13 anni, insomma nell'adolescenza non teneva più. E io ero sul cammino che si distaccava sempre più da questo, senza diventare atei, cioè, però credenti secondo me. Ecco. E nel 68 appunto partecipai anch'io ai moti. Lui dice che è cominciato con l'occupazione della cattolica, secondo me abbiamo occupato prima medicina, solo che non c'era questo... Primi torinesi. Comunque, occupammo medicina perché vennero quelli degli anni alti alla lezione di anatomia dove c'eravamo noi matricole, e andavamo tutti a lezione. Dovete pensare che una volta la lezione universitaria, alla fine il professore faceva la sua lezione e alla fine c'era l'applauso, perché era la lezione accademica, è chiaro. Quindi eravamo lì tutti, e all'esame di biochimica ne avevano bocciato, 98 su 106, per cui l'occupazione dell'università, io sono uscito dall'università 6 anni dopo, era ancora occupata, quindi figuratevi come ho studiato, no? E come abbiamo studiato per tanti anni, eh? Comunque, partecipando ai moti, mi è successa una cosa che ho già detto tante volte, mi sono innamorato di una che aveva un grandissimo difetto, non ci stava. Per cui, lottando per la giustizia, io ero l'oggetto della più profonda ingiustizia, perché dipendevo totalmente dalla libertà di un altro. Io sono andato in crisi su questo, perché ho cominciato a pensare che i casi sono due: o io sono fatto in modo sbagliato, o ci deve essere una risposta che mi deve essere data e che non dipende da me, che io non sono capace di darmi, no? Questo mi fece incontrare Don Giuseppe e il movimento.
e mi fece capire a poco quello che ha letto il vescovo di Rimini dell'introduzione al cristianesimo di Ratzinger, in cui Ratzinger dice che noi pensiamo che la felicità, che la nostra felicità dipenda da quello che facciamo, mentre la nostra felicità dipende soprattutto da quello che riceviamo, perché essere amati è un atto di libertà di un altro, e in questo sta la consistenza del nostro essere, essere voluti. Ecco, io ho capito questo, e l'ho capito poi a fondo con Don Giussani nel movimento, perché Don Giussani che cosa fa? Don Giussani, anche lui era critico nei confronti della tradizione, e anzi, per questa sua forza critica, intendendo bene il concetto di critica, perché il concetto di critica che noi abbiamo in genere è un concetto distruttivo, mentre critica in greco vuol dire vaglio, cioè tra le cose che non vanno vedere quelle che vanno. Questa è la critica, non vedere le cose che non vanno, perché vedere le cose che non vanno sono capaci tutti. Ecco, Don Giussani, che era fortemente critico, cioè capace di vedere le cose che andavano in questa chiesa, che nonostante in questa realtà ecclesiale e sociale, era un paese profondamente cattolico, popolarmente cattolico, che però appunto Don Giussani sentiva che se ne andava. Appunto, Don Giussani che cosa fece? Praticamente, non lo dico bene, però è l'unico modo, ha rifatto il cristianesimo per essere cristiano, cioè non ha mollato la tradizione, non ha mollato quello che è dato, ha cercato di rendere ragione a se stesso e agli altri di quello che gli era stato dato, perché tutto questo patrimonio non poteva essere buttato via. La ragione per cui Comunione e Liberazione, l'unico movimento del 68 che c'è ancora adesso, è questa: non abbiamo buttato via il passato, abbiamo vissuto il passato, cioè abbiamo guardato al passato dentro un incontro presente, dentro qualcosa di presente. Per cui per me sono stati anni affascinanti, di tutto un altro 68, non quello di cui hanno parlato loro, di cui forse un giorno bisogna... Comunque, quando voi leggete i libri di Don Giussani sull'equipe, cioè sui momenti di conduzione della realtà universitaria di CL, vi rendete conto, sono stati anni affascinanti, perché abbiamo praticamente ripensato tutto con la pressione di loro addosso, no? Per cui noi, per poter dire una cosa, dovevamo assolutamente rendere ragione. E questo, ragazzi, è il massimo della vita. È la ragione per cui la Chiesa dice che nel martirio, cioè nel rendere testimonianza, la Chiesa si costruisce. Rendere ragione di quello che si è, non di quello che si era, di quello che si è adesso, senza buttare via niente di quello che c'è stato. Questa è la nostra forza. È la ragione per cui noi siamo quello che siamo. Grazie. Bell'incontro, tanta gente.